oggi l'università affronta nuove sfide. Ci sono delle professioni che vengono ricercate dalle aziende, ma non vengono trovate. Lei ci saprebbe indicare quali sono quelle al momento più ricercate? Ma oggi si deve un po' cambiare la logica dei mestieri tradizionali. L'Europa ci sta dicendo che bisogna cominciare ad avere delle conoscenze multidisciplinari e trasversali, quindi noi dobbiamo investire su un'offerta formativa più attraente, che mantenendo l'impostazione classica dell'università possa anche individuare dei corsi di studio assolutamente innovativi. Un esempio per tutti: la sostenibilità ambientale. Per diventare esperti di sostenibilità ambientale bisogna essere un po' ingegneri, un po' ecologisti, un po' economisti, un po' giuristi. Quindi significa che il ragazzo deve cominciare ad avere degli skill professionali multidisciplinari, e questo è un primo elemento. Poi la nostra terra, tra l'altro, merita anche un'attenzione su specifiche competenze territoriali, come quelle del food, per esempio. Parlare di cibo significa parlare di vino, significa parlare di materie prime, e anche lì evidentemente noi intendiamo intervenire con dei corsi specifici di laurea. Quindi sicuramente noi dobbiamo lavorare moltissimo sul concetto dell'agrobiofood, sicuramente questo è un tema. Sostenibilità ambientale, biodiversità, cybersicurezza, perché il problema della sicurezza dei dati è diventato un problema enorme di tutte le amministrazioni pubbliche, e intelligenza artificiale, assolutamente intelligenza artificiale, che prevede la coinvolgimento ancora una volta di non solo di componenti, come si potrebbe immaginare, ingegneristiche, ma anche di bioetica e di economia. Quali sono le strategie che l'assessorato sta mettendo in atto per poter colmare quello che è il gap tra la formazione appunto professionale o comunque scolastica e poi il mondo del lavoro? L'assessorato ha già iniziato in questo periodo di programmazione 14-20 a invertire la rotta. La formazione è sempre più legata al mondo delle imprese. Abbiamo attivato importanti iniziative, prima fra tutti l'avviso 33, che ha rivoluzionato il modo di fare formazione. Finanziamo la formazione alle imprese in base ai fabbisogni che loro hanno, e abbiamo avuto dei risultati veramente importanti. Basti pensare che in alcuni casi ben il 93% dei ragazzi che hanno frequentato questi corsi all'interno delle imprese sono state poi assunte dagli stessi. Quindi mi sembra un risultato molto importante, intendiamo perseguire in questa direzione. Abbiamo una nuova finestra dell'avviso 33 aperta in questo momento, e con la nuova programmazione, il nuovo programma operativo 21-27, intendiamo calendarizzare ogni anno una finestra per il nuovo avviso 33. Ma questa non è l'unica iniziativa, stiamo lavorando per esempio per rafforzare anche le attività che la nostra regione ha fatto sul fondo Nuove Competenze, finanziando direttamente all'impresa anche in quel caso le attività formative di cui hanno bisogno per la riqualificazione del personale che già hanno all'interno, quindi parliamo di formazione continua. E ancora stiamo lavorando sul sistema della certificazione delle competenze, che finalmente parte e quindi permetterà a tutti coloro che hanno acquisito competenze sul campo di avere una attestazione che gli permetterà di spendere nel mondo del lavoro le competenze effettivamente acquisite. Stiamo lavorando per riprendere anche i vecchi mestieri, per valorizzare i vecchi mestieri e quindi formare delle unità di personale che possano valorizzare quelle che sono le nostre tradizioni. E stiamo lavorando ancora sull'aggiornamento del repertorio delle qualifiche professionali, che è lo strumento principale che permette al mondo imprenditoriale di avere lì i profili professionali che servono.